Ciao il fine settimana. Oggi è domenica 30 gennaio 2022. Godiamocelo dopo un duro lavoro. Svegliarsi dalle finestre e gustare una tazza di tè fa bene alla salute e all'umore. Quali sono i tuoi segni oggi? Queste sono le previsioni dell'oroscopo di Paolo Fox. Ariete. Cari Ariete, per voi è un fine settimana importante, caratterizzato dal coraggio e dalla voglia di lottare. Se siete in bilico tra due storie è giunto il momento di prendere una decisione definitiva. Mettete un punto. Questo fine settimana si preavvisa abbastanza problematico, quindi massima attenzione nei rapporti con il partner. Per quanto riguarda il lavoro, il periodo è interessante da vari punti di vista, soprattutto per gli investimenti. Guardando in faccia la realtà, siete riusciti ad ottenere già quello che volevate, ed ora avete le opportunità di avere ancora di più. Avete questo strano potere di attrarre a voi le persone, che oggi sarà maggiormente accentuato. Ottime occasioni in amore. Curate il corpo, largo a un nuovo look. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 6. Benessere, 5. Toro. Cari Toro, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, sarà un fine settimana in cui dovrete cercare di risolvere un piccolo problema personale. Non preoccupatevi se vi sentirete particolarmente stanchi sia a livello fisico sia mentale. Possibile recupero a breve. Tenete duro ancora un po'. Sono diversi i pianeti che avete a favore oggi e sentite di nuovo la voglia di amare. Sul lavoro arrivano belle notizie, soprattutto per chi lavora come libero professionista. I vostri sentimenti nella giornata di oggi potrebbero essere contrastanti e non corrispondere a quello che vorreste mostrare all'esterno. Smettetela di riprendere per delle sciocchezze figli e partner. Avete lasciato del lavoro indietro, ed ora è tutta una corsa al recupero. Lo stress accumulato in questi giorni potrebbe farsi sentire in questa giornata, soprattutto nelle prime ore del mattino, quando sarà più complicato carburare e mettersi al lavoro con lucidità. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 8. Finanze, 9. Benessere, 10. Gemelli. Cari Gemelli, fine settimana interessante, ma vivete forti dubbi, specie se avete un'attività in proprio. Dovrete continuare a credere in voi stessi e nelle vostre idee, che vi daranno grandi soddisfazioni in futuro. Non mollate. Questa mattinata è abbastanza sottotono, quindi cercate di spostare gli appuntamenti al pomeriggio dove si recupera. Sul lavoro avete tante belle idee e finalmente potrete mettere il punto su un problema del passato. Ottime occasioni in campo sentimentale. Se avete in mente una passeggiata con una persona conosciuta da poco, cercate di andare all'appuntamento ben vestite e con un piccolo anticipo. State facendo un buon lavoro. Provate a coinvolgere di più anche chi ha poca voglia di collaborare, soprattutto se vivete in un ambiente in cui la cooperazione è importante. Non mancheranno idee brillanti da realizzare con tempestività. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 6. Cancro. Cari Cancro, è probabile che chi ha un'attività in proprio in questo periodo debba rispondere pienamente delle sue azioni in ambito lavorativo. Tenete duro. Riuscirete a superare tutti gli ostacoli. Il cielo di oggi è un po' particolare, quindi meglio prendere queste giornate con le pinze. Sul lavoro sono molte le cose che troveranno una soluzione già da metà febbraio. Se mostrate troppa aggressività in questa giornata, rischiate di non ottenere ciò che sperate. Dipende dalla vostra resistenza fisica e mentale il mantenimento di un certo equilibrio nella coppia. Questo è il giorno delle idee stravaganti, anche la vostra mente vi chiede di essere confusa. Soprattutto se lavorate con altre persone o avete bisogno di altre persone, sarà meglio se sarete aperti a più possibilità, a cambiare spesso opinione e a scendere a piccoli compromessi. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8. Attività, 7. Finanze, 6. Benessere, 9. Leone. Cari Leone, fine settimana positivo per i nati sotto questo segno, il che induce ad aprirvi ad una persona che pensate sia il vostro punto di riferimento.
Favorevoli saranno i prossimi giorni. Attenzione al rapporto con il partner perché potreste perdere le staffe oggi. Il periodo, in generale, però è favorevole soprattutto dal punto di vista lavorativo dove ci sarà modo di iniziare un nuovo progetto importante. La gelosia è un'arma molto potente che a volte funziona molto bene, quindi se il vostro problema è solo quello di sentirvi trascurati, cercate di trovare altrove un po' di appagamento. In amore dovrete fare i conti con una piccola burrasca che potrà scatenarsi improvvisamente. Cercate di essere presenti almeno sul posto di lavoro o nelle discussioni, per evitare maldicenze. Cercare nuovi stimoli però, non è facile se siete sempre rinchiusi in casa o a lavoro, per questi motivi dovete essere più aperti e più socievoli con gli altri. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 8, benessere, 7. Vergine. Cari Vergine, alcuni di voi stanno avendo delle difficoltà a livello fisico, vi sentite stressati e sotto pressione. Cercate di rilassarvi e se è possibile fate un viaggio, una gita fuori porta. Attenzione alle discussioni, cercate di evitare quelle inutili. Nel pomeriggio tenetevi pronti perché avrete una bellissima dose di vitalità e positività da riversare tutta in amore. Sul lavoro riuscire facilmente a trovare soluzioni ai problemi. Oggi non dovrete avere paura di scontentare qualcuno se preferirete dedicare del tempo alle cose che vi piacciono di più, come stare con gli amici o con il partner. Rivelare i vostri veri sentimenti sarebbe una prova che molti attendono, per testare il vostro interesse o la vostra sensibilità. Potreste ottenere grandi guadagni dal vostro lavoro, oppure delle laute mance. I vostri sforzi in questa giornata dovranno concentrarsi non tanto sul lavoro, ma quanto sull'organizzazione del lavoro. Pagellina del giorno. Sentimenti, 8, attività, 7, finanze, 6, benessere, 7. Bilancia. Cari Bilancia, il mese di febbraio, ormai alle porte, sarà importante per capire in quale direzione si sta andando, sia nel lavoro sia in amore. È un momento dove ci sono tanti dubbi, perplessità e anche tensione che poi dovranno sfociare in decisioni definitive e perentorie. Non è un periodo facilissimo questo per l'amore quindi, se ci sono stati problemi e polemiche, fate attenzione. Il vostro fascino sarà irresistibile. Non abbiate paura di aprirvi con le persone che ripongono in voi la propria fiducia. In questo periodo sono al lavoro sottili energie che vi aiutano ad apportare nuovi cambiamenti creativi nella vostra vita. Potete avere l'opportunità di assumere autorità o poteri sugli altri. Oggi è una buona giornata per cercare nuove tattiche da usare sul luogo di lavoro per farsi notare dal capo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6, attività, 8, finanze, 7, benessere, 7. Scorpione. Cari Scorpione, secondo l'oroscopo di Paolo Fox di oggi, siate meno critici e permalosi altrimenti potreste rovinare sia rapporti sia sentimentali sia di amicizia. Se dovete fare qualche critica cercate di trattenervi fino a domenica. Altrimenti rischiate di fare danni. Questa domenica è molto interessante per l'amore, soprattutto per i rapporti con gli altri segni come il Capricorno e la Vergine. Sul lavoro avrete la possibilità di fare cose nuove con una bella carica di energia. La comunicazione tecnologica in questa giornata potrebbe non essere la via più adatta per parlare con qualcuno e per esprimere sentimenti o opinioni. Non date per scontati i vostri rapporti, poiché richiedono attenzioni continue. Non rinunciate a una cena fuori solo perché vi sentite in colpa per non aver lavorato abbastanza. Cercate di evitare le battutacce oggi, sia al lavoro che nella vita privata. Qualcuno potrebbe risentirsi dei vostri comportamenti e ricredersi sulla vostra persona. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10, attività, 10, finanze, 10, benessere, 10. Sagittario. Cari Sagittario, in questo periodo non avete preconcetti, riuscite a non fallire quasi mai i vostri obiettivi. Pur non avendo conoscenza in tutti i campi, vi buttate senza timori. Coraggiosi. Questa fine di gennaio è piuttosto intrigante per voi anche se in qualche modo siete ancora trattenuti dal passato.
Il lavoro procede bene ma iniziate a pensare a qualcosa di nuovo in vista del prossimo mese visto che vi piacciono tanto le novità. Avete un istinto sicuro, usatelo e vi porterà dove volete senza errori. Se presterete molta attenzione ai particolari, potrete rintracciarvi elementi utili sul miglior modo di agire nei prossimi giorni. Risulterà più semplice oggi affrontare alcuni discorsi, soprattutto quelli che riguardano il passato e che concernono i sentimenti. Sarebbe un'ottima giornata quella di oggi per prendere in considerazione alcuni sentimenti sopiti all'interno del vostro animo. Pagellina del giorno. Sentimenti, 6. Attività, 6. Finanze, 9. Benessere, 7. Capricorno. Cari Capricorno, se amate veramente la famiglia non trascuratela per il lavoro, trovate il tempo di stare con il vostro partner e i vostri figli anche organizzando una gita fuori porta o comunque qualcosa di diverso. Alcuni di voi stanno cercando di recuperare a livello economico dopo aver sostenuto spese eccessive. Questa fine di gennaio porta con sé una bella congiunzione astrale che vi darà una grande carica emotiva. Il lavoro è favorito quindi sfruttate questa domenica per fare di più. La vita quotidiana va bene, le cose sentimentali ancora meglio. Periodo eccellente in amore. Il denaro va a braccetto col piacere, oggi avrete voglia di togliervi un capriccio. Se è ragionevole, chi può dire che non ve lo meritate? La vostra mente sarà molto lucida in questa giornata e per questi motivi sarete anche più reattivi e svegli sul posto di lavoro ed in tutte le attività che dovrete affrontare. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 10. Finanze, 7. Benessere, 10. Acquario. Cari Acquario, la cosa più importante che dovete fare è ritrovare una buona energia psicofisica perché negli ultimi tempi sono stati un po' pesanti. State tranquilli, presto la situazione cambierà in meglio. Coraggio. L'amore va alla grande in questi ultimi giorni di gennaio, quindi cogliete le occasioni che si presenteranno. Sul lavoro ci sono ancora diversi ostacoli, ma riuscirete a superarli alla grande. Attenzione solo a non fare troppa confusione. Le persone oggi si sentiranno irresistibilmente attratte dal vostro modo di fare, così spontaneo, magnetico e sicuro. Piano, piano, state allontanando da voi tutti i dubbi che antecedentemente vi avevano coinvolto, soprattutto in questioni sentimentali. Adesso potete recuperare il tempo perduto e lasciarvi scoprire per quello che siete veramente. Se avete intrapreso un nuovo lavoro, è la giornata giusta per rendersi conto a cosa vi hanno portato le vostre scelte. Se qualcuno vi suggerisce di passare il tempo in un altro modo, tipo passeggiare, fuggite e ritornate al vostro lavoro. Oggi molte idee vi verranno suggerite dal vostro istinto, appuntatevele e cercate di portarle alla luce. Pagellina del giorno. Sentimenti, 5. Attività, 5. Finanze, 5. Benessere, 6. Pesci. Cari pesci, fine settimana interessante ma anche stancante. Insomma, in linea con la settimana lavorativa appena finita. Svolta in arrivo, soprattutto per chi si è lasciato o ha vissuto una forte crisi d'amore nel mese di gennaio. Cari pesciolini, il cielo di oggi torna a dare una bella vitalità alla vostra sfera amorosa e saranno tante le emozioni da vivere con il partner. Sul lavoro siete abbastanza agitati ma è quell'agitazione positiva, adrenalina, e siete pronti a buttarvi in qualcosa di nuovo. Se vi piacciono i colpi di scena e provate gusto ad affrontare la vita che vi riserva sempre delle sorprese, questa è la giornata giusta per voi. Avete una mentalità aperta, sfruttatela per rendere più facili le situazioni degli altri. In amore siate più decise. Anche se non avete chiaro cosa volete fare, le cose si chiariranno durante la giornata. Cordialità comunicativa e competenza brillante, in mostra in piacevoli conversazioni. Pagellina del giorno. Sentimenti, 10. Attività, 9. Finanze, 7. Benessere, 10. Grazie per aver guardato il video. Spero di vederti presto.